Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù apparve agli undici e disse loro: Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno lingue nuove. Prenderanno in mano i serpenti e se berranno qualche veleno non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro. E confermava la parola con i segni che l'accompagnavano. Parola del Signore. Il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che l'accompagnavano. L'Evangelista Marco, di cui oggi festeggiamo il giorno a lui dedicato, invocando la sua intercessione sull'annuncio del Vangelo da parte della Chiesa, ci ricorda appunto che la Chiesa, i discepoli di Cristo, vivono di questo impegno, di questo servizio, essere nel mondo testimoni e annunciatori dell'amore di Dio. Tutto questo viene svolto attraverso la nostra vita, attraverso le nostre parole, le nostre azioni, ma tutto questo non si chiude, non si esaurisce solo nel nostro agire, perché il Signore agisce insieme con noi e soprattutto il Signore conferma quella parola che noi possiamo testimoniare. Ecco allora l'importanza di vivere una testimonianza, come dice anche Papa Francesco, essere discepoli missionari, e cioè seguire Gesù e al tempo stesso essere capaci di portare la vita, la comunione, il nostro tesoro che è il rapporto con Gesù agli altri, sapendo che lo facciamo, lo testimoniamo, lo trasmettiamo con la povertà di ciò che noi siamo, con la nostra fragilità, ma con la consapevolezza che è il Signore a confermare, a completare. E tutto questo ci dice allora che noi dobbiamo fare la nostra parte perché il Signore e lo Spirito Santo faccia la sua. Preghiamo per tutti coloro che in maniera più esplicita sono dediti all'annuncio, all'evangelizzazione, ma chiediamo che il Signore doni a ciascuno di noi, nel nostro tempo, nel nostro luogo, nel nostro mondo, nel nostro contesto, di essere testimoni dell'amore che lui ci ha rivelato in Gesù Cristo Salvatore. Il nostro fondatore parlava dei confratelli passionisti come missionari che dovevano essere pronti ad annunciare l'amore di Dio. Così si esprime in una lettera: Ho pregato dal Sovrano Divino colme e copiose benedizioni di tesori e grazie per tutta la sua carissima comunità religiosa, affinché tutti rinascano nel Divin Verbo a vita sovraceleste e santa, a ciò divengano tutti grandi operai nella vigna di Dio, e trombe sonore per pubblicare all'universo l'amore infinito di Gesù Cristo, mostratoci specialmente nella santissima sua passione e morte.